Val di Chiana, bentornati. Terza puntata dell'edizione numero 4 di Giardino Val di Chiana. Giardino Val di Chiana quest'anno incentrato tutto sulla storia, la geografia e il mistero del nostro territorio. Già tanti gli ospiti che ci sono venuti a trovare qua in questa bellissima villa di Leonardo al confine tra il comune di Sinalunga e il comune di Trequanda in località Sodo. Poi il custode della villa nella prima puntata ci ha un po' spiegato anche cenni storici di questo luogo. E per la terza puntata sono venuti a trovarci Franco Rossi del Museo del Libro e Paolo Tiezzi, presidente dell'Istituto delle Abbazie Storiche della Val di Chiana. Quindi possiamo dire così, loro non piace, ma io li definisco così lo stesso, grandi conoscitori della cultura e della storia della Val di Chiana, perché ovviamente siete portatori, avete fatto tante iniziative della storia, per promuovere la storia del nostro territorio. Io vado subito sul presidente Tiezzi. È stato evocato già nelle nostre puntate precedenti un personaggio che ha fatto appunto la storia non solo della Val di Chiana, ma la storia della Toscana. Cosimo, un Cosimo a caso proprio, no? Che Cosimo I, colui che dà ordinamento allo Stato della Toscana, Stato di Toscana. In questo periodo a Firenze è in corso una mostra. Io da te, Paolo, vorrei sapere qualcosa di più su questo Cosimo I e se ovviamente ha relazioni con il nostro territorio. Beh, Cosimo I, riprendendo l'appellativo del suo nonno, Cosimo il Vecchio, che i fiorentini avevano definito pater patria, cioè padre della patria, potrebbe per Firenze, limitatamente a Firenze, potrebbe essere a tutti i titoli, a buon diritto, definito il padre della patria della Toscana, inteso come quella entità geografica ed amministrativa che dalla metà del Cinquecento è arrivata fino ai nostri giorni. La stessa entità amministrativa che oggi è la regione Toscana, che va dalla provincia di Massa Carrara fino al nostro confine qui con l'Umbria e poi radicofano il confine con il Lazio, le isole dell'arcipelago toscano, ecco, con dei piccoli aggiustamenti, è quello che nel 1570 diventò il Granducato di Toscana, dopo che Cosimo I dei Medici, con una corta politica diplomatica e con dei vittoriosi risultati in guerra, riuscì a conseguire, ecco, a costituire questo Stato, che non aveva prospettive di ulteriori espansioni, perché era quasi tutto circondato dallo Stato della Chiesa, e se no, nella parte a ovest, con la Liguria, prima la Repubblica di Genova, cioè poi tutto quello che c'è stato. Però credo che il Granducato di Toscana, per nostra fortuna, ci ha lasciato tanta eredità di territorio, di storia, di arte, di cultura. Credo che se non altro statisticamente, per quanti siti UNESCO contiene, per tutto quello che ci confermano le statistiche dei turisti, degli studiosi, degli amanti del buon vivere e delle belle cose che vengono nella nostra regione, insomma, siano numeri che parlano più di mille sentimenti personali. Assolutamente sì, diciamo che la Toscana, ma anche la Val di Chiana, in quest'ultimo periodo è molto frequentata dai turisti di tutto il mondo. Paolo, tu hai detto appunto che noi nel nostro territorio ci sono tante testimonianze di libri scritti. Tutti gli ospiti che sono venuti a trovarci in questa nuova edizione ci hanno portato i libri che hanno scritto loro, comunque libri a cui erano molto legati. Franco, a Montepulciano c'è un museo, il Museo del Libro, e lo scopo è proprio quello di studiare e approfondire, ma anche custodire l'enorme patrimonio che abbiamo nel nostro territorio, la storia appunto del nostro territorio. Sì, il Museo del Libro nasce, direi, con due, forse tre obiettivi principali, proprio anche con tre segmenti in qualche modo principali. Da una parte c'è una collezione di macchine, merito di Antonio Seccia, le cose va dato il loro nome, che, appassionato di stampa, ha ricostruito dal Torchio di Gutenberg in su tutte le principali, o ha restaurato tutte le principali macchine che sono state utilizzate per la stampa, diciamo fino al secolo passato, poi
ci si ferma e sono presenti nella sede di questo museo. E questa è la parte, diciamo, a questo momento espositiva, in cui però vengono tenuti e verranno tenuti una serie di corsi legati sia alla stampa, per quelle varie forme, alle varie tipologie di stampa, sia al restauro, alla rilegatura e al restauro del libro antico. E questo è una parte. D'altra parte, l'intenzione progettuale, che spero le amministrazioni che si sono insediate in questi giorni vorranno portare avanti, è quella di mostre legate alla stampa, soprattutto legate alla grafica, alle varie forme di arte grafica che, hanno in, che servivano all'illustrazione soprattutto del libro d'altra parte, per cui mostre legate alle storie del nostro territorio, la ricchezza che c'è di queste cose anche certo. nel nostro territorio. L'ultimo elemento, secondo me, estremamente interessante è quello della mostra mercato del libro antico. È già ipotizzata una data, il progetto è già in stato abbastanza avanzato, poi Paolo su questo sicuramente potrà essere anche più ampio e più puntuale, perché anche su questo progetto è evidentemente coinvolto, che è quello di una mostra mercato del libro antico con altre iniziative culturali di contorno sempre legate a questo oggetto che per noi è un po' mitico. Il libro è un oggetto, è in qualche modo l'elemento attraverso il quale la scrittura e il libro si è diffusa anche in maniera più veloce, la cultura, cioè la stampa e il libro. Giusto. È uno strumento di evoluzione culturale sicuramente straordinario. Anche perché ora, al di là che noi stiamo appunto siamo giornalisti, che noi amiamo la tecnologia, però se dobbiamo essere onesti, avere sentire il profumo di un libro e sfogliarlo è molto più gratificante che leggere un libro su un altro supporto tecnologico, non avrebbe la stessa valenza. Paolo, prima di andare a dire due cose su l'argomento che ha accennato Franco, volevo anche dirti, chiederti, comunque sia il nostro territorio, oltre a essere custode di storia e di cultura, è anche custode di questi imponenti edifici, queste abbazie, questi appunto edifici che attraggono i turisti e che forse la Valdichiana può vantare di la presenza di questi edifici, quindi oltre a custodirli è visitata anche per questo. Quante abbazie ci sono nel nostro territorio? Io non ho fatto il censimento, però vi posso anticipare che tra pochi mesi il nostro istituto, dico nostro non per pluralis maiestatis, ma perché Franco fin dall'inizio è stato uno dei consiglieri e abbiamo seduto insieme nel consiglio direttivo e ora siamo insieme nel comitato esecutivo. Quindi i nostri due comuni, Montepulciano e Torrita di Siena, sono stati tra i comuni fondatori, quindi ecco, in noi presuppone sempre un lavoro insieme ad altri. Ecco, certo. Vorrei qui ricordare Maria Elisa Cuccia, la nostra vicepresidente, ma non solo lei, Mignoni per il comune di Chiusi, insomma, quindi diciamo un buon gruppo. Io confido che per la fine dell'anno, grazie ai buoni uffici del Consiglio regionale della Toscana, in particolare del presidente Eugenio Giani, dovremmo dare alla stampa il censimento dei monasteri vallombrosani e camaldolesi di tutta la nostra regione della Toscana. Uno studio fatto dal Dipartimento Sagas dell'Università di Firenze. Ora, una volta ai tempi miei si parlava di facoltà, ora ci sono queste sigle incomprensibili, però Sagas credo che sia per storia, geografia, arti, insomma diverse cose, per tornare a noi, quella che era la facoltà di storia dell'Università di Firenze ha compilato questo censimento che è quello, lo strumento giusto per dare la risposta che facevi te prima. Ecco, quanti ce ne sono stati? Vorrei ricordare che nel nostro oggetto sociale c'è lo studio non solo delle abbazie e dei monasteri che attengono agli ordini monastici, ma noi l'abbiamo ampliato
forse peccando di ottimismo, non lo so, però anche alle Pievi, e questa è tutta farina del sacco di Franco Rossi che l'ha preteso picchiando il pugno sul tavolo, e i conventi che, come ben si sa, sono le strutture che raccolgono coloro che hanno abbracciato la vita consacrata, ma i cosiddetti ordini mendicanti, i francescani, i domenicani, i carmelitani, ecco, ordini che non sono storicamente, semanticamente riconducibili agli ordini monastici, ma hanno scritto tanta storia del genere umano, cioè francescani e domenicani, certo, voglio dire, a 360 gradi su tutto il pianeta, ecco, per citarne due. Franco Rossi, secondo te, questa domanda è difficile, però la voglio fare proprio a te, che cos'è che affascina un turista che viene a visitare la Val di Chiana, queste strutture? Che cos'è, oltre alla storia, all'architettura? Perché io mi ricordo quando ero piccola che andavo sempre a visitare Monte Oliveto Maggiore e a me faceva paura, ma non perché, perché vedevo questa cosa bellissima, grandissima, e non lo so, e tutte le volte ci volevo tornare. Poi i miei genitori mi hanno detto basta, l'abbiamo già vista 10 volte, è sempre quello, non ci porto più. Però era una cosa evocativa per me andare lì. Ma dire perché, quali sono i motivi per cui gente parte da pochi o da tantissimi chilometri per venire in questo territorio, c'è una risposta che richiederebbe forse ore, uno studio, una ricerca approfondita. Io credo che si possa ragionare di una serie di elementi. Io dico sempre, quello che affascina in questo territorio è l'insieme degli elementi che determinano la qualità della vita. Io sono convinto che in questi territori, che pur subiscono le crisi, le difficoltà, non è che siamo un'isola felice, o perlomeno se pensiamo di essere un'isola felice sbagliamo modo di rapportarci con noi stessi e con gli altri. Siamo una realtà che però ha in un discreto equilibrio i vari fattori che determinano, ripeto, la qualità della vita, per cui la vita, l'ambiente, la cultura, l'alimentazione, tutte le cose che ci aiutano a vivere e a vivere bene sono in un discreto equilibrio. Questo affascinano quelli che vengono da lontano, perché colgono questo elemento, e non a caso io dico, per avere un continuo flusso di turisti non è tanto importante creare qualcosa per i turisti, ma continuare a creare delle cose per noi stessi che piacciono anche agli altri. Cioè, questa logica, io nell'impostazione per esempio della gestione dell'assessorato alla cultura e delle iniziative fatte nel Comune di Monte Lucciano, non ho mai pensato di fare qualcosa per i turisti. Non sono così ipocrita da dire non pensavo al fatto che potesse, certo, anche, ma non ho mai pensato ad una cosa per i turisti, ho sempre pensato a una cosa che aiutasse questo territorio a studiare se stesso, ad approfondire la propria cultura, approfondire la cultura in generale, ma soprattutto la conoscenza di noi stessi, del nostro territorio, della nostra storia, e che quindi affascinasse noi, perché si affascina quelli, certo, che ci vivono sul territorio. È come su un ristorante. Io non entrerò mai, quando sono in giro per i monti, in un ristorante dove percepisco che non c'è neanche un indigeno. Perché questo mi preoccupa. Vuol dire che quello è fatto per i turisti, non, certo, per la gente. Non è una risposta completa, ma credo che ci siano i germi per una riflessione su una risposta che può diventare completa. Che poi questa è anche un po' la filosofia della nostra edizione di quest'anno. Abbiamo trovato questa villa di Leonardo con una storia, una leggenda dietro, e da qui abbiamo sviluppato tutto il progetto poi di costruirci la storia, la cultura del nostro territorio, la geografia, con personaggi e persone che ci vengano proprio a parlare del nostro territorio. A tal proposito, adesso io vi porto, voi avete portato la storia della Val di Chiana, io vi porto nei sentieri dell'acqua di Sinalunga. Li avete visitati? Sì. Sì, No, da astemio ammetto il sentiero dell'acqua, che dovrebbe essere casa mia. Qui torna il diavolo nell'acqua. Il diavolo nell'acqua. Io vado sottoterra, lui preferisce rimanere fuori. Giustamente. Mi tocchi giustamente. Su una delle mie più grandi passioni, la speleologia. Questi sono dei sotterranei che conosco benissimo. E li abbiamo, fra l'altro, con un altro carissimo amico, che purtroppo in questo momento non
Vabbè, insomma, non sta bene, ma noi abbiamo fatto molti lavori su questo territorio, lui in particolare ha fatto un grande lavoro su tutti i sotterranei di Chiusi, la pubblicazione più importante su questo, lo studio più importante l'ha fatto lui, e avevamo fatto un lavoretto, uno studio sui sotterranei minori presenti in questo territorio, e sicuramente insieme a Monte Rongrifoli uno dei sotterranei più interessanti è quel di Sinalunga. Sono questi sotterranei che hanno la stessa logica dei bottini di Siena, nascono per la ricerca in zone elevate dove non è facile addurre acqua, portare acqua da sorgenti circonvicine, si va a cercare sottoterra, una tecnica fra l'altro probabilmente di origine etrusca, ma sicuramente di grande uso a Siena, credo che Siena ci siano sotto circa 36 chilometri di gallerie, che servono ad andare a cercare quella piccola quantità di acqua che si ferma ad una certa profondità, perché la pressione e l'argilla presente rallentano la penetrazione e se viene intercettata può essere raccolta. Infatti lì c'è all'esterno c'è una fonte, c'è una fonte del Castagno, giusto. E la galleria serviva con alcune derivazioni e ci sono laterali, poi chiaramente con il tempo si sono formate come nelle grotte naturali stalattiti, stalagmiti, perché queste acque sono ricche di carbonato di calcio, per cui quando vengono a contatto con l'aria un po' di acqua evapora, la concentrazione aumenta, una parte del carbonato viene depositata e si formano velature, concrezioni. In alcuni sotterranei a Siena abbiamo trovato anche delle forme particolarissime, sono delle perle proprio, delle perle di grotta. E allora noi a questo punto ringrazio Franco Rossi e Paolo Tiezzi per essere venuti qua a trovarci nel nostro giardino Val di Chiana, e con Gianfranco Cenzini andiamo a vedere la terza puntata del Sentiero dell'Acqua di Sinalunga. A dopo! Siamo al punto 3, siamo al punto 3 e inquadri questa carta, bisogna devi notare che questo punto coincide esattamente con quella che in superficie è la piazza 20 settembre. Alla piazza 20 settembre finisce il tratto ancora esistente delle mura, questa è via delle mura e qui finiscono le mura del castello, della seconda cinta muraria del castello. Probabilmente della cinta muraria che esisteva a quell'epoca lì, all'epoca della costruzione. Cosa vuol dire questo? Che qui sopra c'erano le mura. Sicuramente lo scavo di questo cunicolo, in questo punto, poteva aver creato qualche sospetto di cedimento e allora potrebbero aver provveduto a realizzare questi rinforzi per evitare problemi sulle mura sovrastanti. Questa è una ipotesi. Un'altra ipotesi è che qui abbiano scavato un pozzo dalla superficie verso il basso, da cui partire per realizzare questo cunicolo che collega il pozzo che esisteva già e la fonte che probabilmente esisteva già, quella fonte lì, che magari era una fonte che esisteva e aveva un cunicolo che arrivava lì al punto dove c'era chicane. Per questo dico, i due cunicoli sono differenti, perché probabilmente quel primo tratto poteva essere anche più vecchio. Perché dico che qui hanno fatto un pozzo da cui? Perché la tecnica di scavo di questi cunicoli, anche nei bottini di Siena, la tecnica dei minatori che fanno queste opere, era sempre la stessa, cioè non potevano partire a scavare il cunicolo dal pozzo, perché avrebbero lavorato dentro al pozzo da cui il resto della popolazione prendeva l'acqua, quindi avrebbero sporcato, intasato, creato molti problemi. E soprattutto dopo avrebbero dovuto percorrere un tratto molto lungo, quindi tutto il materiale scavato che facevano lo prendevano dal pozzo e lo tiravano fuori, non era ragionevole una cosa di questo genere. Quindi la tecnica è quella di scavare un pozzo intermedio e poi andare sia in direzione del pozzo che in direzione verso l'esterno con due rami
in direzioni opposte. Quindi questo poteva essere il cantiere da cui sono partiti per creare questa opera. E quindi è un locale più ampio in cui si calavano, avevano messo delle strutture per tirar fuori la terra e probabilmente dopo lo hanno chiuso, perché anche nell'alto si vedono, ci sono alcune opere in alto, probabilmente lo hanno chiuso successivamente per ripristinare la situazione normale in superficie. Perché dico che questa tecnica è stata usata anche qui? Perché la tecnica veniva detta del pozzo di smiraglio, cioè come facevano semplicemente, non essendo dotati di strumentazioni elettroniche di alta precisione, per andare in una certa direzione nel sottosuolo, in cima sul pozzo che potevano vedere dal basso, come una luce che proietta il cielo, diciamo, visto dal basso, potevano mettere ad esempio un palo che dava la direzione esattamente in cui il cunicolo doveva essere scavato. A questo palo, se ai due estremi collegavano due fili a piombo, in basso, traguardando l'allineamento dei due fili a piombo, avrebbero potuto capire qual era la direzione da seguire per seguire la direzione del palo in superficie. Quindi la tecnica era normalissima. In effetti questo cunicolo è perfettamente dritto, arriva in fondo, c'è una chicane, da quest'altra parte c'è un'altra chicane, perché probabilmente sono partiti da una posizione che non era esattamente in linea con i due punti di arrivo, il pozzo all'interno e la fonte all'esterno, ma erano leggermente sfalsati verso il lato Val di Chiana. Alla fine, lì abbiamo già vista la chicane, dall'altra parte ne troviamo un'altra prima di arrivare al pozzo. Come vedi, stiamo arrivando alla chicane. Come vedete, si fa di nuovo una curva verso sinistra. Prima avevamo girato a destra e poi adesso stiamo ritornando verso sinistra. Ci stiamo andando in direzione del pozzo. Posso andare più avanti? Piano piano. Eccolo il pozzo. Ecco, siamo arrivati al pozzo. Questo pozzo esiste tuttora fino in cima, solo che in cima è chiuso perché sta sotto la chiesa di Santa Croce. Attenta a non entrare in acqua perché no. C'è l'acqua limpidissima. Cioè, è vero, acqua. C'è acqua, abbiamo trovato l'acqua. Acqua che nasce. Cioè, lo stillicidio che si vedono alcuni punti dove cadono le gocce, queste gocce praticamente sono l'evidenza che tutta questa serie è satura e lentamente, adesso ci andiamo a vedere là, lentamente, goccia dopo goccia, si raccoglie in questo che era il pozzo di epoca romana. Qui sotto, dove c'è questa piattaforma in acciaio che abbiamo messo per poter andare... Sì, piano, attenta perché non è... Stai attenta a non andare fino in fondo, perché... Vai ancora un pochino, aspetta, ti illumino io. Qui c'è il troppo pieno di questa vasca, fa sì che l'acqua si infila nella canaletta ed esce alla fonte. Lo so, quando rientriamo dal Sentieri dell'Acqua di Sinalunga vi lasciamo sempre un po' così, ma non vi preoccupate che per la fine dell'estate vi sveliamo tutto il Sentiero dell'Acqua, perché c'è ancora molto da scoprire. Nel frattempo qua alla villa di Leonardo è venuto a trovarci un musicista, un insegnante, un cantante, insomma una persona un po' eclettica, definiamola così. Lui è Fabrizio Bai, insegnante di musica dell'Istituto Ciro Pinzuti di Sinalunga, e voi mi potete dire: ma che c'entra con la storia e la cultura del nostro territorio? C'entra, perché il suo primo disco, uscito nel 2013, si chiamava Etruscology. Esatto. Allora, prima di andare ovviamente a parlare di questo disco, il primo, giusto? Sì, esattamente. Parlami un po' di te, delle cose, che cosa fai alla scuola di musica, questa realtà che comunque sforna e lavora con giovani talenti del territorio.
Allora, io insegno all'Istituto Musicale Ciro Pinsuti ormai da più o meno 14 anni, e prima come normale insegnante di chitarra, e poi da qualche anno, ormai da 4-5 anni, sono passato alla direzione artistica della scuola. Abbiamo questa attività, l'Istituto Musicale Ciro Pinsuti era quella che derivava dalla scuola della banda della filarmonica, e la filarmonica esiste dal 1750 circa, quindi è una delle più antiche d'Italia, se non è, quindi ha delle radici culturali molto importanti nelle nostre zone. E io sì, insomma, la mia attività principale appunto è questa, e mi suddivido tra l'insegnamento sia in questa scuola, poi insegno anche a Siena Jazz, e l'attività concertistica. Io scrivo anche, sono compositore, scrivo, e quindi mi alterno soprattutto nella parte invernale, mi dedico all'insegnamento per quanto riguarda l'insegnamento sui ragazzi, dei bambini, cercando di specializzarmi sull'insegnamento del jazz. E invece nel reparto più musicale io scrivo, lavoro con i brani originali, e poi dopo ho attività concertistica, insomma, dappertutto, perché giro anche spesso fuori dall'Italia e suonando insieme ai brani qualche cover riarrangiata. Questa è un po' la mia attività principale. Mi baso un po', parlando un po' delle radici culturali, Etruscologi. 2013, primo tuo disco, giusto? Esattamente, è il mio primo disco, è uscito a nome mio, Fabrizio Bai, perché in realtà ne avevo pubblicati diversi con altre formazioni, ma lì è fatto più un percorso dove ci sono tutti i brani originali miei. Etruscologi si basava per l'appunto, infatti, era una ricerca sui reperti archeologici etruschi, ovvero avendo studiato in alcuni musei, uno su tutti, il Museo Etrusco di Sartiano, quindi comunque siamo sempre tra la Val di Chiana e la Val d'Orcia. Assolutamente sì. E avendo analizzato che tipi di suoni, perché ci sono dei piccoli reperti, degli studi, che tipi di colori potevano uscire, far uscire questi strumenti, io li ho rielaborati, avendo conoscenze anche di musica antica greca, perché loro all'epoca si basavano molto sulle strutture armoniche, erano quelle derivanti dalla Grecia all'epoca, con gli strumenti costruiti qua. Ho cercato di vedere un po' che note potevo usare, e le ho incastrate con armonie più moderne, cioè contaminandole con il jazz e qualche cosa di musica classica, ed è uscito fuori questo progetto che era Etruscologi, che ha suonato e tuttora suona a volte in qualche museo. Scusa, ma come ti è venuto in mente di provare a suonare strumenti antichi? Allora, c'è gente che già lo fa, di fatto, che lo fa, perché non esistono gente che ha ricostruito questi tipi di strumenti proprio come gli originali, ma il problema grosso era che in realtà non esistono partiture, esistono soltanto delle pochissime partiture, qualche frammento non etrusche né romane, ma greche, di qualche accompagnamento a qualche opera lì, tipo all'Edipo o qualcosa, e solamente che si suppone che devono suonare così, quindi non sapendo che tipo di partitura c'è, vengono suonati a caso, insomma, ipoteticamente come gli viene a interpretazione. Quindi io, siccome non volevo scopiazzare qualcosa che in realtà non esiste, ho cercato invece di usare quei tipi di sonorità lì, usando cose, contaminazioni che dopo sono le nostre, che comunque da noi, cioè la nostra musica deriva, volente o nolente, dalla musica antica, è un'evoluzione di quella cosa lì, e ho voluto provare a fare questa cosa. Bella, veramente molto molto interessante. Fino ad arrivare ad oggi, al 2013 al 2019, siamo lì, però insomma tu hai veramente tanto creato tanti brani, tanti dischi, fino ad arrivare alla tua ultima fatica. Esattamente. Comunque sia, che non è altro che il titolo del tuo nuovo disco, composto da 7 pezzi. Esattamente. Comunque sia, è uno tra l'altro dei brani, che magari dopo vi accennerò, è uno dei brani del disco, e raccoglie anche questo, è un percorso storico di ciò che ho scritto io durante il mio percorso musicale. E tra l'altro è una derivazione anche di Etruscologi, perché alcune idee vengono prese da ciò che era avanzato, tra virgolette, da quel disco lì, e ripreso. Ed è un percorso di questi anni, perché sono stato qualche anno senza comunque non senza comporre, senza registrare niente, perché mi ero preso del tempo per
rimettere da parte qualche idea ed andare avanti. L'ultimo brano scritto del disco, infatti, si chiama, che ho scritto in un senso temporale, è Comunque Sia, e raccoglie appunto un po' che appunto sta a significare Comunque Sia, andiamo avanti nel percorso e si produce ancora musica. Il senso è questo, è la vita che va avanti, certo. Perché poi c'è sempre da raccontare in qualche cosa, sia di esperienze di vita, sia musicalmente, perché una musicista che non racconta niente a livello di vita non emoziona, cioè deve sempre raccontare qualche cosa, se non... È giusto, ma è per questo che infatti il nostro giardino Valdichiana esiste, perché comunque la musica, il territorio, la storia, la cultura e la geografia hanno sempre da raccontare, anche quando sembra che magari hanno raccontato tutto, non è così. Quindi a questo punto ci fai ascoltare qualcosa. Va bene, ti aiuto io. Okay. Nel frattempo che tu prendi la chitarra, ci siamo, io mi avvicino. Ecco, che cosa ci farai sentire? Ma provo appunto, vi faccio sentire Comunque Sia, cioè il tema di questa canzone che ho scritto. Vai. Cosa avrebbe detto Leonardo se avesse sentito questa melodia, eh? Perché comunque oltre a... Era chitarrista, Leonardo. Abbiamo scoperto un'altra cosa, sì, di Leonardo. Suonava aiuto, sì sì. E ha scritto anche delle cose. Sì sì. E ora non ricordo, cioè, qualcosa ci sono giunte, che è giunta qualche musica, e credo che lui scrivesse nei canti carnescialeschi a tempi di Lorenzo Magnifico, credo che abbia suonato anche la famosa canzone di Lorenzo Magnifico, chi vuole essere letto sia del domando per certezza. Sì, sì, sì. Quindi, se lo sente questa cosa, se la sente il custode, Roberto Barbesi, ci fa sicuramente uno studio, quindi speriamo che non sia questo. Ma è comprovata, sì, è comprovata, sì, questa, sì, cosa. Bella, 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 bella aneddoto che ci hai raccontato. Allora, tu mi hai detto che vieni da Siena Jazz, giusto? Sì, sì. E ai bambini insegni anche musica jazz. Esattamente, esatto. Ecco, insomma, è una novità. Come si approcciano i bambini a questo tipo di musica? Allora, musica jazz in genere è una musica molto difficile. L'importante è non dirglielo. Ah, perché se non glielo dici, suonano benissimo. A parte gli scherzi, oggettivamente è così, perché è divertente vedere come lavorano i ragazzi su qualcosa dove in genere si approda dopo diversi anni di studi. Infatti, non è semplice come... No, però ci sono dei nuovi... Allora, io sto collaborando, cioè sono già anni che insegno questo jazz a bambini, e oramai mi sto interfacciando con
e altre scuole europee. Mm-hmm. Una su tutte, stiamo collaborando con una scuola di Oslo, che appunto si lavora soltanto sull'insegnamento di jazz ai bambini, e stiamo portando ragazzi a giro, cioè, per il mondo a suonare nei festival jazz. Ora i nostri ragazzi andranno in agosto a suonare all'Oslo Jazz Festival, un'altra bambina a Barcellona, altri sono andati in Giappone, quindi proprio stanno lavorando tantissimo. Si sentono tanto appassionati di questo. Sì, sì, esattamente. Ci sono questi nuovi sistemi, insomma. Alla fine il jazz è una musica, l'insegnamento del jazz è una cosa abbastanza giovane, perché alla fine non è che esiste da molto tempo, e insegnare jazz a bambini è ancora più giovane, perché questa cosa qui è in fase sperimentale, esiste da 10-15 anni, e il fatto di iniziare quindi si sta proprio cercando di lavorare su questo. Se altri metodi come l'ORF, il Kodály, queste cose in musica classica esistono ormai da diversi anni, mm-hmm. nel jazz, che teoricamente la musica dovrebbe essere la stessa, però alcuni approcci sono diversi, insomma, leggermente diversi a seconda del genere che poi andrà a suonare, e qui stiamo sperimentando, e per ora sta funzionando perché i ragazzi si divertono cercando di farlo. Perché poi alla fine ai bambini, ai ragazzi, insomma, piace a tutti sperimentare. Certo. Poi ovviamente se lo fai con la musica, con nuovi generi musicali, è ancora più stimolante, non solo magari per i bambini che ricevono questi insegnamenti, ma anche per voi insegnanti, che certo. avete sempre modo di danno linfa vitale a tutto il settore musicale. Prossimi tuoi appuntamenti, e poi, no, prima di questo una domanda su appunto la musica, come è fruita anche nel nostro territorio, perché negli ultimi anni sono nate tante band nel nostro territorio proprio con generi musicali diversi e dai più disparati, quindi comunque forse riprende quella cosa di musica che magari forse si era un po' persa, no? Magari negli altri anni si sperimentava un po' meno e si azzardava un po' meno, mentre adesso sta ricominciando ad uscire fuori questa sperimentazione. Sì, sì, io lo vedo, perché comunque anche qui appunto in Val di Chiana, nell'Istituto Museale Ciro Pinsuti, che sono diversi anni, ho visto passare diverse persone che si danno, e ho visto anche crescere diverse situazioni, sia in versante di musica classica, perché ho visto anche i bambini cominciano a lavorare, cioè quelli che erano bambini e certo. iniziano cresciuti a suonare, e piano piano si fanno anche dei nomi e suonare molto bene, e lo stesso anche per quanto riguarda i generi più popolari come pop, rock e queste cose, perché con dei ragazzi che sono stati miei allievi, ma che si stanno muovendo, stanno diventando a loro volta insegnanti e suonano a giro anche loro per l'Italia. Mi viene in mente un gruppo che era mai studiati, oltre che studenti anche amici, dei Belinda, che erano del gruppo. Li abbiamo intervistati sì. tre volte. Esattamente. E loro sono, e già mi hanno detto abbiamo altre cose da dire. Sono tutte quante, tutti i miei allievi, sono stati tutti sotto di me. Quindi c'è, sì, c'è per me sì, sì, c'è molta soddisfazione, mi fa molto piacere vedere, insomma, che poi dopo la musica prende le sue strade. In conclusione, tu hai prossimi progetti personali? E allora, ora mi sto dedicando molto all'insegnamento e voglio fare promozione al disco a breve cerco di a settembre-ottobre di fare qualche concerto di promozione anche qui nella zona, spero di fare un concerto nel Teatro di Montefollonico, e stiamo cercando di organizzare qualche cosa, e anche in Sinalunga, e poi dopo sto per portare di nuovo i ragazzi, si riparte con alcuni ragazzi a questo jazz festival, come dicevo prima, ad agosto, e a suonare un po' e fare un po' di jazz italiano dei bambini all'estero. Bene, quindi tanti progetti e tante cose da fare in questa lunga estate. Fabrizio, io ti ringrazio per Grazie essere venuto qua a trovarci a Giardino Val di Chiana e per aver animato la villa di Leonardo con questa bellissima musica. Io vi ringrazio per essere stati qua con noi per questa puntata di Giardino Val di Chiana, e vi do appuntamento a venerdì prossimo per un'altra puntata all'insegna della storia, della geografia, del mistero e della Val di Chiana, ovviamente. Ciao a tutti!